nuovo video. Io sono Xuder e oggi, ragazzi, non potevo, vieni subito qua, non potevo non fare questo video, ragazzi, perché per chi non avesse seguito lo streaming di qualche ora fa di questo pomeriggio, stamattina mi sono svegliato, avevo voglia di mettere nel deck lo scheletrone gigante. Non lo so bene perché, me lo sentivo, e infatti, come potete vedere, fum, guardalo lì, 4346 trofei, vuol dire Lega 2, ragazzi, in 3 quarti d'ora, con il deck che vi faccio vedere adesso. Sono riuscito a vincere 100 trofei. Scheletro gigante o Grider, Goblin Zap, Moskevich, Cavaliere, Mago di Ghiaccio e Princess, le carte che vanno a comporre questo nuovo deck. Lo andiamo subito a provare in Ranked. Vediamo se anche adesso si comporterà bene. Siamo contro Wasabi di Thailand. Ciao! Vediamo subito di fare la nostra apertura nuova con scheletro gigante a sinistra. Lui gioca un miner a destra, noi gli mettiamo sopra degli scheletrini almeno per contenere i danni. Fantastico, spreca la zap sul miner. Io sono quasi pronto a scaricargli uno Grider davanti e una Princess dietro. Vediamo come si comporta lui. Gioca uno stregone di fuoco e un Vortex. La Princess si salva, lo Grider micidiale. Andiamo a scaricare anche l'orda. Dovevo essere un po' più tempestivo. Riesce comunque a cadere la bomba nell'area di passaggio dello stregone di fuoco, quindi gli facciamo male. Cavaliere sopra lo Grider. Dobbiamo subire i danni. Fa niente se tira la palla di fuoco. Dobbiamo subire i danni, avere pronto il cavaliere, che potremmo giocare con dei goblin e un altro Grider, questa volta sulla destra. Vediamo se riusciamo a sorprenderlo. Spreca la zap. Ah, lui gioca l'unica truppa che non può essere colpita dalle mie truppe. Però guardate, ragazzi, soprattutto nonostante i colpi delle sue truppe, quanto male hanno fatto. Mettiamo uno stregone di ghiaccio per togliere almeno uno degli sgherrini. Guardate quanto male sta facendo quell'altro. 744, 520 in questo momento la mia torre. Se riuscissi a piazzargli davanti lo scheletrone, dovrebbe giocare la gang. Lui dovrebbe avere ancora un attimo per la zap. Pronta la zap? No, gioca il mago di fuoco. La gang arriva adesso, non colpisce la mia princess che continua a sparare alla sua torre. Peccato che esplode la bomba, troppo in ritardo. Adesso lui mette di nuovo lo Grider, lo so io. Gioca i luridi di là, gioca. Andiamo a deviarli un attimo con questi goblin. Mamma mia, che velocità anche lui a sparare la zap. Riesco comunque a dividerli. È il lurido più pericoloso. Va sulla torre di sinistra. O Grider nuovamente viene fermato purtroppo da un Vortex mangiato dai suoi sgherrini. Mago di ghiaccio, se la vede lui, riesco a piazzargli davanti uno stregone del ghiaccio. Proviamo a mettere anche una Princess per danneggiare. Prepariamoci per l'orda che dovrebbe mettere. Ah, forte lo stregone contro lo scheletro giant. Vediamo di ripartire con lo Grider. Proprio cattivi, proprio veloci. Gli mettiamo sopra un altro cavaliere. Lui mette i luridi, zappa anche lo Grider. Va a 300 la salute della sua torre. Andiamo di nuovo a disturbare. Ah, molto bravo ancora in questo frangente, gioca veramente bene. Vediamo se riusciamo di nuovo a deviare. Purtroppo i luridi non perdonano, vanno minacciosi. Io provo a scaricare l'altro Grider. Vediamo di tirare via perlomeno. Le brutta l'endada. Va bene, 312 la sua torre. Devo ancora rodarlo, e poi già lo sapevamo che ovviamente il live funziona in registrazione. Non funziona Sanzino, gliene dono uno perché lo sto usando anche io. Andiamo di nuovo dentro, dai che funziona, contro Devi degli Easy Company. Vediamo subito come poterci come poter giocare il nostro schieramento. Quindi non apriamo con lo scheletro gigante, ma apriamo con una Princess pulita. Lui mette il gigante. Allora andiamo adesso invece con lo scheletrone, mettiamogli un po' di paura, vediamo come vorrà counterarlo con dei luridi cavernicoli. Andiamo a mettergli un caballeros. Guardate quanto male, il momento è quello di farli rimanere lì. Molto bene, e io spingo anche con il domatore. La Princess va sul suo giant.
riesco a zappare, ne tiro via due. Purtroppo il gigante è sotto torre, abbastanza full vita. Andiamo a mettere sopra un po' di goblin per evitare grossi problemi. Proviamo a giocare un'altra princess, ma la mia torre di sinistra è seriamente sotto attacco. Riusciamo a tirare via tutti e tre i goblin, per fortuna, ma il suo cavallero sall'11 non ha nessuna difficoltà ad andare a inveire proprio. Guarda quanto picchia, 8 e 42. Non posso mordere, non posso mollare qua, non posso mollare qua. Vediamo un attimo come poter giocare questa nuova ripartenza. 1390 la sua di là. Allora gli mettiamo un maghetto di ghiaccetto. Bisogna fare un attacco più massivo, bisogna fare massivo. Vediamo cosa giocherà lui. Gioca il giant dalla lontana. Allora è il momento del mio scheletro giant. Apertura anche con il domatore. Anche se mette i luridi, dovrebbero essere deviati. Vediamo, vediamo, vediamo. Il domatore è incastrato nella morsa tra gigante e scheletro gigante. Vediamo se mettiamo un Moskevich qua. Riusciamo a tirarli giù miracolosamente la torre. Proviamo a dividerli. Troppo tardi, ma non vanno a colpirla. Vanno però a tirarla giù. Ovviamente la scarica sulla sua gang. Evita il peggio e purtroppo il lurido va anche sui goblin, ma i goblin comunque hanno fatto un po' un disastro. Siamo comunque gravemente sotto. 1097 la mia di destra, 2018 la sua in alto a destra. Apriamo con la principessina, gioca una strega al 5, giocata proprio così. Forse avrei dovuto mettere lo scheletro gigante centrale, perché se io faccio così e gli metto questo qui e io gli sparo lo scheletro giant proprio qua, vediamo se riusciamo a salvare il moschino. Non si salva, ma riusciamo a salvare la torre. È il momento di mettere la princess, la zap, e pronti con lo grider centrale. Vediamo se entra la combo. Dovremmo riuscire a pulire molto bene la pulizia. Bene la pulizia, mago di ghiaccio nuovamente giocato centrale. C'è uno grider là che sta picchiando come un muratore bergamasco. Mi sono dimenticato di questo coso che è scappato. 3.18, 2.42, 82, mamma mia, deve partire il suino, deve partire il suino, oio lui, no, sì, pareggio, pareggio, sul limite, oh shit, il grande pareggio. Vediamo un po' di riuscire a recuperare la situazione. Mamma mia, che grande disastro, wow, 1.341, qua si va solo a proteggersi, ragazzi, funziona il deck, è che è veramente dura da giocarlo bene. Andiamo a mettere lo scheletrone giant, tanto oramai giocherò solo in difesa. Lui mette i luridi, andiamo a deviarli un attimo nuovamente con le mie truppe. Andiamo anche a zapparli, vediamo se riusciamo ad evitare il peggio. Mettiamo una princess là in fondo, mettiamo dei goblin sopra il giant e lo andiamo subito a rallentare. Mamma mia, miracolo della bomba. E proviamo anche a tirare un cavaliere. Bisogna assolutamente fermare quel giant, assolutamente fermare quel giant. È veramente tosto da buttare giù. 5.61, 12 secondi. Aspettiamo ancora un attimo, aspettiamo ancora un attimo. Andiamo solo a zappare qua, a mettere un gigante qua. 4 secondi, 3 secondi, uff. Il grande rischio, ragazzi. Una l'ho persa, una l'ho pareggiata. Ma porca miseria, è buono come deck. Forse, forse, forse una palla di fuoco, ma non vorrei pentirmi. La zappa è molto interessante. No, funziona così, funziona, ragazzi. Sanzino ride per quello che gli ho donato. Ma prima di andare avanti, ragazzi, la campanella da attivare sul mio canale YouTube per rimanere sempre aggiornati sui video che carico, sugli streaming che faccio. E ragazzi, datemi l'opportunità di ringraziare Mattia, perché voi direte chi è Mattia, ragazzi. Mattia è stato il primo donatore di Xyuder, ragazzi. Io l'ho scritto, sto facendo anche gli streaming, ce la sto mettendo tutta, ma purtroppo, ragazzi, devo prendere un PC decente per poter streamare in modalità real e con la fotocamera. Ho speso 100 euro di videocamera, porca miseria, c'ho il computer che non me la tiene. Quindi, ragazzi, se volete offrirmi un caffè, andate a fare un salto nel link che trovate qua sotto in descrizione. Qualsiasi cosa è molto molto ben accetta. Speriamo di arrivarci presto, ma adesso è il momento del cestino openino di oggi. Andiamo a aprire il baule argentino, primo del cesto, 68 di gold, un goblin cerbots e 12 goblin normali ci portano al secondo argentino, ancora 88 di gold, una torre bombarda, 12 sgherrini, ultimi due bauletti, l'omagello, andiamo a vedere un pochettino, 95 di gold, 2 gemme, molto bene, 7 gemme, 11 arcieri e 2 Moskevich, carta molto molto utile per me, ultimo
baule del cestino di oggi. Quello d'oro 2,67 di gold, 7 orde di sgherri 14, gang di goblin 16, giganti royale arrivano 4 razzoni, ma porca miseria, vorrei seriamente farvi vedere una vittoria in ranked con questo deck. Vediamo di giocarlo in maniera ancora diversa, vediamo di farvi vedere che forse funziona bene. Allora, apertura con stregone di ghiaccio sulla sinistra, apre con un gigante al 10, forse è meglio fare una piccola pushata o grider lì a sinistra, vediamo cosa gioca lui. Porca miseria, c'ha il bocciatore. Va bene, andiamo con il suino sulla sua torre e prepariamoci all'ingresso del suo gigante normale. Gli mettiamo innanzitutto una princess, poi giochiamo centrale. Mamma mia, bisogna tirarlo via veloce, così veloce come il Vortex che usa lui per tirare via il mio Giant, c'è un gigante, c'è il mio moschettiere. Mamma mia, la mongolfiera al 6 col gigante al 10, che grande disastro, che grande devasto, che grande distruzione. Proviamo a mettere il domatore, vediamo se il mago di ghiaccio ha la meglio sullo stregone elettrico, che ovviamente riesce a fermare anche lo grider che entra, ne da 1, o grider ne da 2, o grider ne da 3, o grider fermato dal boia. A livello 6, 1656 la sua torre, 2,46 la mia di là a destra. È il momento di giocare il barbatrucco, vediamo un pochettino di mettere subito uno scheletro gigante, in modo che il boia vada sullo scheletro gigante, non venga colpito dalla... non colpisca la torre soprattutto. E partiamo avanti... Dove stai andando? Mettiamo lo scheletro gigante davanti, moschettiere dietro, mago di ghiaccio ancora più dietro, ma purtroppo, no, per fortuna la bomba era nostra, niente da fare, avanziamo, forse riusciamo a spingere, lui gioca il Vortex che non prende la Princess, che però è colpita dal mago elettrico, gli mettiamo sopra un Caballeros che subisce i colpi del mago elettrico, la torre ancora inviolata, vediamo se il cavaliere invece riesce a entrare, prepariamo una zap, cavaliere invece viene lasciato andare fino sotto la torre, 274, 82, wow, per un pelo la stava per tirare giù, ero già a 12 di mana, ma non me ne ero accorto, inutile giocare i goblin di là, perché c'è il suo, c'aveva ragione. Allora, se lui spara con ragione, noi apriamo col domatorone, avanti così, avanti con la princess, il vortex ferma il mio scheletro gigante. Adesso, porca miseria, gliene piazza un altro a sinistra, c'è lì un gruppo di truppe che si sta scannando col mio scheletrone, mettiamogli anche un moschettiere, uno stregone di ghiaccio, cioè intanto la Prince, guardate che potenza incredibile, la bomba del coso lì elettrico, elettronico lì, avanti con lo scheletrone Giant, con lo Grider mettiamo la Princess sulla sinistra che va a colpire la sua torre, mago elettrico, nuovamente dobbiamo mettere... Ancora lo scheletro Giant, miseria mi ha fregato, vediamo se riusciamo a rallentarla perlomeno, sì dai, l'abbiamo rallentata, giochiamo lo Grider centrale, facciamolo partire, bene che lui gioca là il Giant, c'è uno Grider e anche un'altra truppa che sta entrando in questo momento, mettiamogli il cavaliere anche sopra, fermiamolo assolutamente, pronti a mettere il secondo scheletrone gigante centrale nella sua area di gioco, vediamo se funziona la mossa. Che fatica! Porca miseria, m'ha fregato ancora! Fermala! No! Peccato, ragazzi, peccato! La sua mongolfiera distrugge la mia torre di sinistra. Ero convinto di riuscire a farvi vedere almeno una vittoria con questo deck. Vigliacca, sono 3 giorni che mi gira male, ma io, come sapete, non sono uno che monta le cose. Quindi, se va male, voi la vedete così che va male. Che ci posso fa? Beh, ragazzi, vi ricordo le due cose semplici, la prima di entrare sulla pagina Facebook Clash Royale Total War, la seconda sul sito internet Supercell Italia Fan, dove troverete un po' di miei video. Noi ci vediamo domani al prossimo video, ciao!